Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta a collegare Carlo Penna. Ciao Carletto, ciao, grazie. Ciao ragazzi, ciao Carlino, benvenuto a casa. Meno male, guarda, sono anche contento perché sono tante 2 settimane, però ti posso garantire che in Indonesia, poi parliamo anche un po' del circuito, di chi ci lavora, di tanto, c'è da lavorare parecchio, perché infatti è uscito oggi un comunicato nel quale sono messi d'accordo per, non per questo Gran Premio, ma per quello della prossima stagione, aver riasfaltato tutto quanto, perché è un problema grosso. Poi ne parliamo secondo gli argomenti che vuole trattare. Tanta roba ce n'è al fuoco. Va bene, saluto Manuel Pessino, compagno di Mille Avventure. Ciao Manuel, grazie per essere con noi. Buonasera, sono curiosissimo per sentire a Carlo. Che cosa lui ha visto, rivisto in tutto questo? Portaci tu Carlo, facci fare un viaggio in Indonesia, accompagnaci, facci capire che cosa hai vissuto, cosa sta succedendo. Sì, guarda, allora, è chiaro che siamo in una condizione, allora, quest'isola diventerà la Bali del 2025-2026, quindi è molto bella, le strutture ci sono, aprono anche 2 alberghi fra 3 o 4 giorni, tutti sul mare, quindi a livello strutture niente da dire. Bene. Il problema sono le strutture esterne, perché le strade non ci sono, fangose, piccoline, stanno lavorando giorno e notte per metterle a posto per il Gran Premio, perché prevedono 150.000 persone, questo ha detto l'organizzatore, il ministro del turismo, che è venuto in visita. Una cosa positiva che si sta occupando di tutte è un amico anche di Manuel, che si chiama Maroto, che tu sai perfettamente chi è, il quale ha fatto un contratto per tutte le gare, sia del mondiale che della Superbike, per fare un po' responsabile dell'organizzazione. Lui era stato team manager della Vintia, insomma è uno che un po' di moto ne capisce, ha venduto tutti l'affari di famiglia che tu Manuel sapevi che aveva con la moglie, di industria e tutto, ha fatto anche un po' di soldini, e l'hanno mandato giù dove ha una villa con moglie e figlia, dove il figlio impara anche l'inglese, perché là sono molti capitali australiani, no, che investono, visto che quest'isola è a 2 ore e un quarto di aereo da Perth, quindi è più Australia che quasi Indonesia. Sì, diciamo che le strutture le stanno facendo, ci vuole molto, mi ha detto Maroto, perché sai, ti dicono sì, poi lavorare laggiù è molto dura. Le strade le stanno facendo, penso che nel giro di 20 giorni la asfalteranno, almeno si presenteranno in un modo diverso. Diciamo che il circuito, la maggior parte di strutture sono abbastanza a posto, i box sono un po' piccolini ma vanno bene. E ci saranno quei box che si sono visti lì, sono solo per la MotoGP. Quelli della Moto 3 e Moto 2 sono in un'altra struttura che sarà 200 metri dalla struttura della MotoGP. Diciamo che è il problema grossissimo è l'asfalto, perché i primi giorni, il primo giorno, se vi ricordate, si è girato niente alla mattina, e c'è stata una riunione della Safety Commission dove la decisione era fare 18 giri obbligatori ogni pilota il venerdì pomeriggio, primo giorno, che l'hanno fatti per gommare un po' la pista, però rimane, è peggio ancora del Qatar per quanto riguarda la sabbia, si forma praticamente una sola linea, e lo si vedeva anche al pomeriggio, e questo sarà molto pericoloso. E poi ci sono anche i sassi che vengono su dal circuito che picchiano, che sembra che ammazzino il pilota che va dietro. Cioè veramente immaginarli tutti di 24 in fila con questi sassi piccoli che arrivano come fionde è pericolosissimo. Hanno provato le partenze ed è molto sabbioso, è pazzesco le partenze, quindi c'è un po' di punti interrogativi, ce ne sono tanti. C'è da dire che c'è un entusiasmo incredibile, perché là i bambini anche che hanno 7, 8, 10 anni conoscono Marquez, Quartararo, è incredibile, l'Indonesia pare che sia il numero uno di mercato del mondo, sia per quanto riguarda gli accessori soprattutto e anche le moto. È chiaro che c'è tutto da costruire, il posto, ripeto, è bellissimo, l'aeroporto è molto bello, per essere pur piccola Lombok, sono tutti charter che vanno, ma c'è anche l'aereo di linea. È chiaro che i problemi sono la pista, la sabbia, anche nelle partenze vedevi come un fumo di sabbia che veniva su. Speriamo, è chiaro che la pista non sarà cambiata, nel senso che per il Gran Premio possono fare molto poco,
sarà fatto tutto la prossima stagione, quando riasfalteranno tutto, che sono già d'accordo con il governo e con il ministro del turismo e dello sport. Il lavoro di Marotta è molto dura, però ci sono delle discrete strutture anche per le hospitality, per gli uffici, ci sono, tutti hanno già montato gli uffici della Moto2 e Moto3, diciamo che si danno da fare. Il grosso problema, ripeto, è proprio la sabbia, che il Qatar non è niente rispetto a, a quello che succede lì, è una barzelletta il Qatar quando c'è la sabbia, quindi sarà un po' pericoloso per quello, mi sembra di avere un po' racchiuso com'è la situazione. Se avete delle domande sono qua, eh. Super chiaro. Carlo, ci hai dato le vere sensazioni, che sono quelle che volevamo avere. Sì, che poi interessano anche quelli che vedono la gara, perché sai, sì, se non parti nei primi posti, se esci fuori da quella piccola linea è solo sabbia. Tant'è vero che sono, ci sono state tante cadute, al di là del circuito nuovo, che sicuramente ti porta anche a fare degli errori. Ci sono state tantissime cadute per via sia della sabbia che anche dei problemi che ci sono sull'asfalto. C'è dei piloti come Marti che è caduto 2 o 3 volte, è caduto alle Hill, sono caduti tantissimi, è caduto, cioè, una marea di piloti. È chiaro che la cosa è abbastanza difficile da gestire, però la gara si farà, questo è sicuro, e ci sarà un entusiasmo incredibile. Spero che degli alberghi facciano addirittura anche dei passaggi per chi ha i pass, perché sennò per arrivare al circuito ci metti 1 ora e mezza con quelle strade lì, ah. Questo è chiaro. Quindi insomma, posto però, è bellissimo, c'è da metterla a posto. Ecco. Ma Carlo, a tutti i piloti le ha piaciuto il tracciato, no? Sì, il tracciato è piaciuto abbastanza, perché è un tracciato abbastanza guidato, no? Dove non ci sono tante staccate, non è il circuito da staccate questo. E ci vuole anche tanto pelo, specialmente quando fai l'ultimo, il T4, chiamiamolo in gergo come lo chiamiamo noi. Quindi diciamo che la maggior parte dei piloti, direi tutti, il circuito è buono. Il problema, come ti ripeto, è l'asfalto. Però i piloti hanno fatto tanti giri, mi è piaciuto. Hanno fatto anche molte simulazioni il pomeriggio o la mattina dell'ultimo giorno. E lì il grosso problema è uno. Te lo dico subito, il grosso problema da un punto di vista tecnico, adesso abbiamo parlato di quello del circuito e ambientale, dal punto di vista tecnico, che c'era una gomma soft e una gomma media. La gomma soft è quella con cui vai meglio, ma non puoi far niente perché c'è proprio parte, non c'è niente da fare. Con la gomma media è un grosso problema. Allora, cosa ha fatto la Michelin? Io ho parlato con Talamasso e Piero mi ha detto che porteranno sicuramente, questo è deciso, ufficiale, una gomma che è un po' a metà fra la gomma media e la gomma soft come mescola, con dei rinforzi sull'edge dalla parte destra, perché il problema è tutto dalla parte destra. Però bisogna vedere se questa gomma assomiglierà come mescola più alla soft o più alla media, questo non lo sappiamo finché non la proviamo. È chiaro che ho visto delle simulazioni fatte, per esempio con la gomma morbida e fatti con la gomma media, c'è una bella differenza. Ad esempio, porto gli esempi Ducati, no? Bastianini ha fatto un 10-12 giri, che poi non era una simulazione totale, girando un 32 basso, 32.3, 32.5, 32.7. Bagnaia con la gomma media faceva di media 33.4, 33.3. Ma non per i problemi di moto, proprio per via della mescola. E questo sarà il problema più grosso, capire che gomma portano, se è più. Io credo che hanno capito che deve essere più vicina alla gomma soft, con questi rinforzi, ripeto, da legge dalla parte destra. Però finché non ci sarà il primo giorno di prove non capiremo, e vedrai, Manno, che quando sarai là anche ti parleranno di questa gomma, però Talamasso l'ho visto abbastanza convinto che questo tipo di gomma nuova portata di mescola tra una parte e l'altra andrà bene, perché sennò con la soft non la portano proprio, hanno deciso di non portarla. Sì, quindi però, con la soft, Carlo, se poi fate tempi, dimenticatela. C'è qualcosa di nuovo in città. L'esperienza del gruppo Fassina incontra il glorioso marchio MG e la sua gamma di vetture ibride ed elettriche. Un vero concentrato di tecnologia ed efficienza, con 7 anni di garanzia e ben 5 stelle Euro NCAP.
affidabilità e sicurezza, ma anche interni spaziosi, confortevoli e ricchi di funzionalità intelligenti. C'è una MG EHS plug-in hybrid adatta ad ogni stile di vita. Vieni a scoprirla e a provarla da Fassina, in via Giovan Battista Grassi 98 a Milano. La potenza balsamica di Golia Active Plus. Respira Golia. JB Cars a Monza è la grande e storica concessionaria dei marchi Jaguar e Land Rover e da oggi anche SVO Center. Ancora più potenza, ancora più esclusività. Vieni a provare la gamma Jaguar e Land Rover e scopri l'universo JB Cars a Monza in via Visconti 15. E lei ragazzi, la stupenda Africa Twin Adventure Sports con cambio DCT. Una moto magica, un tappeto volante a vostra disposizione a chilometro zero, la versione 2021, a un prezzo incredibile, 16.990 euro più voltura, incluso il tris di valigie originali Honda, solo da Motostar. Carburatori Bergamo da oltre 35 anni è il punto di riferimento del settore dei carburatori e dell'iniezione elettronica per auto e moto. E la sua officina è dotata di banchi a rulli per prova potenza MA. Se vuoi ottenere il massimo dalla tua auto, migliori prestazioni, minori consumi, chiama il numero in sovraimpressione o visita il sito carburatoribergamo.it. Motor Times è la storica concessionaria Yamaha di Saronno, una struttura moderna in cui troverai tutta la gamma delle moto e degli scooter Yamaha, un fornitissimo reparto dedicato all'abbigliamento, ai caschi e agli accessori e un magazzino ricambi pronto a soddisfare in un lampo qualsiasi richiesta. Il reparto assistenza e l'officina sono i punti di riferimento per il cliente Yamaha per tagliandi veloci, il montaggio di ogni tipo di accessorio o il cambio pneumatici. Da Motor Times trovi anche una vasta disponibilità di moto usate delle migliori marche. Motor Times a Saronno e a Legnano. Ciao ragazzi, sono Daniele della Ducati Monza. Vi aspettiamo in negozio per mostrarvi tutte le nostre moto nuove. Siamo a Monza in Viale Sicilia 102. Nostro sito www.ducatimonza.com dove potrete vedere tutto il nostro usato disponibile e c'è anche una sezione dedicata per acquistare il vostro abbigliamento se non siete vicini alla nostra sede. Vi aspettiamo in concessionaria. Allora, una domanda, ma aveva senso fare un simulacro con il pneumatico soft? Sì, se sapeva che non c'era in il Gran Premio, che senso aveva fare un long run con il soft? Ma sì, la domanda è giusta, Manuel, però io ti dico, allora perché è stata fatta la simulazione con quella media sapendo che ne portano una nuova metà fra la soft e la media? Questa era la risposta, perché se l'hai fatta con la media ti è servita poco perché portano un'altra gomma che assomiglia un po' alla soft. Se l'hai fatta con la soft hai fatto male lo stesso perché ne portano una che non sei, si avvicina più alla media. Ognuno diciamo ha fatto la propria strada. È vero. Ecco, sì. Giusta una e giusta l'altra, sbagliata una e sbagliata l'altra, capito? Perfetto. Bisogna capire quello che arriva. È chiaro che si sono tutti lamentati, cioè della media si sono lamentati tutti i piloti, cioè con quella lì vai più piano, questo è chiaro. È più sicura ma vai più piano. Quindi vediamo un po' questo rebus della gomma, come lo risolverà la Michelin nella personalità, la Marcia e i suoi tecnici. Punto. Certo Carlo, che con questa lettura qua Carlo ci hai dato una visione completamente diversa, perché abbiamo parlato anche l'altra sera con Manuele e col Guaro di questo aspetto, del fatto che girare con la soft a quel punto lì non aveva senso. Ci hai fatto capire una cosa fondamentale, che anche con la media non ha senso, perché cambierà tutto. Non ha senso nessuno dei due, Franco, perché portando una gomma che Piero mi ha assicurato, l'ha già comunicato anche ai piloti, ai responsabili, quindi sanno tutto, non è una novità che dico io, no? È che non si capisce bene questa mescola se si avvicinerà, ripeto, più alla soft o più alla media. Il sicuro è che ha questo rinforzo dalla parte destra dove nascono tutti i problemi. Okay. Poi, ripeto, vedendo la mescola, questa è un po' la verità, se è stata trasmissione vi avrei spiegato subito direttamente com'era la situazione. Sai, da lontano le cose è difficile saperle e vederle, no? Chiaro, è impossibile, chiaro. Va bene, prima tu Carlo hai detto una cosa che ho captato e vado subito un po' nello scabroso, perché abbiamo la sensazione che in Ducati, parliamo della 2022,
ci sia qualcosina che non gira come dovrebbe. Abbiamo avuto delle indicazioni, credo, abbastanza riservate, che ti butto lì, non voglio buttare nello scabroso, però tu le cose le sai. No, io le so. Perché Enea utilizza una 2021, ci è stato detto che la 2021 aveva una particolarità nella parte posteriore, cioè l'attacco dell'ammortizzatore andava direttamente al motore. Da quanto ci è stato riferito, la 2022, la GP22, ha un differente attacco della sospensione posteriore. Abbiamo sentito parlare di difficoltà di affinamento del sistema di abbassamento anteriore, no? Di questo nuovo, che forse ha un po' creato qualche problema nel test della Malesia. Non ne abbiamo sentito parlare in Indonesia, però la sensazione, credo di fare mia anche lì il pensiero di Manuel, è che ci sia qualcosa che probabilmente non sta andando come si aspettavano che andasse. Non voglio trascinarti in una discussione veramente, veramente. No, Franco, ma ti capisco, hai detto delle cose che sono successe, non è che hai detto delle cose non vere. Cioè, il problema sono di diverse nature. Allora, la prima, che hai tanta roba da provare, cioè la 2021 era arrivata praticamente a fine corsa, no? Aveva esploitato tutto quanto, quindi la 2022 ha delle cose sostanziali, a parte il motore che è nuovo, anche di abbassatore, di sospensione, di tante cose. Il problema è che mettere assieme tutte queste cose in una prova, non in due, ti dico perché in una, perché nella Malesia avevi riferimenti dell'anno scorso, in Indonesia riferimenti erano zero. Quindi assemblare delle cose nuove in Indonesia, che già in Malesia qualche problema l'avevano dato, è ancora più difficile e può mandarti anche fuori strada. Quindi non è che siano andate tanto bene, sì, è chiaro che non ti diranno mai che sono andate male le prove, no? Ci mancherebbe altro. Però ci sono delle difficoltà e bisogna vedere, sai, quando ci sono le cose nuove, se le risolvi dalla prima gara, anche se il Qatar poi, sai, è uno di quei circuiti dove la Ducati la guidi anche a occhi chiusi, però vedere se tutto va a posto entro l'Europa o prima, mi auguro, perché sai, i piloti incominciano a essere, Bagnaia, che è quello che secondo me è quello che ha provato di più e tutto sommato non ha fatto benissimo, però è andato avanti nel mettere a posto le cose. Miller è un po' spaesato, ha fatto degli errori, andava lungo, andava corto, cioè non ha ancora capito secondo me come si mette a posto questa moto. Per quanto riguarda sia Martin che Zarco, non è che anche loro hanno provato quello che ha provato come si chiama, Bagnaia e Miller, quindi sai, la situazione è un po', cioè tutto sommato va bene se tu hai quella moto 2021 con la carena nuova, ecco, quello è una moto che è a posto con la carena nuova senza provare altre cose. È chiaro che ha fatto bene Gigi a fare questi sviluppi, anche se purtroppo sono tanti, all'inizio devi metterli a posto e ci riuscirà sicuramente, anche perché le altre moto hanno fatto un sacco, diverse moto hanno fatto un salto in avanti notevole, se l'anno scorso fino a fine campionato la Ducati aveva un bel vantaggio su tutti quanti, adesso la Honda ha fatto una moto che il vantaggio ce n'hai meno, forse anche pochissimo, perché ti posso garantire che la Honda ha fatto una gran moto. La sorpresa Suzuki, che forse è quella che ha lavorato meglio in silenzio, che ha presentato, se ti ricordi, il motore 2022 l'anno scorso a Jerez, o dove era, all'inizio campionato con Guintoli. Hanno guadagnato un sacco di cavalli, se vai a vedere le velocità, sono quelle che si avvicinano di più alla Ducati, la Suzuki, quella di Mir e di Rins, e il telaio è perfetto. E quindi, sai, e se poi ci metti una Aprilia che francamente devo dire che in parte è una sorpresa, perché questo qua dell'Indonesia, dove tu non avevi nessun riferimento, l'Aprilia è andata benino, perlomeno sul giro è chiaro, sia Vignales che Ale sono andati bene, erano sempre fra i primi. È chiaro che la gara poi è un'altra cosa e lo vedremo, però io posso garantire che darà fastidio l'Aprilia, non è la Aprilia di prima, è una che dà fastidio. Carlo, scusami, Carlo, fammi sì, capire, perché da più parti, cioè da quasi tutti gli avversari con i quali ho parlato di Honda, c'è la convinzione, al di là dei tempi che si sono visti, da cosa deriva questa fiducia che Honda stavolta non abbia veramente sbagliato?
aiutaci a capire cosa si dice sì, lì. Te lo dico, innanzitutto perché ci sono degli ingegneri, hanno messo in piazza degli ingegneri che sono validi. Erano anche giù due ingegneri che non ho mai visto della Honda, molto bravi. Hanno fatto da metà campionato uno sviluppo che non sembrava intelligente perché aveva messo i piloti uno contro l'altro, no? Da metà campionato a data, Pole Spargaro della roba, Nakagami dell'altra, Alex Marquez dell'altra, e nessuno sapeva niente. Alla fine hanno assemblato una moto che, insomma, non ti dico un po' scoppiazzata dalla Ducati, perché nessuno scoppiazza, ognuno fa il suo, però siccome la moto vincente era la Ducati, il punto di riferimento era quello. E la Honda, ti assicuro che tutti i piloti che hanno guide completamente diverse sono tutti contenti, quindi significa che ha fatto un bel passo in avanti. Poi dopo che abbia fatto il passo in avanti per vincere, non lo so, lì dipende molto da Marquez, perché se Marquez, che l'ho visto, io gli ho anche parlato a Marquez, abbiamo mangiato assieme lì nella pagoda, nel bellissimo albergo che eravamo sul mare, ma devo dirti che lo vedo ancora un po', sempre Marquez, che il talento non è che lo compri e lo vendi, però fisicamente è ancora da mettersi a posto, eh? Non è che sia il Marquez che noi conosciamo, Marquez ha l'80%, però l'80% come è messo lui, poi sicuramente si può giocare il podio e i gran premi, questo è chiaro. Però la Honda, ti garantisco che c'è un clima nuovo, e la moto adesso è una moto, la vedi in tutti i particolari e la vedi anche da come gira, non ha nemmeno problemi di affidabilità, cosa che invece Martin ad esempio si è fermato la terza volta perché il motore non era a posto, voglio dire, non è che sia caduto, quindi insomma l'affidabilità è importante, anche l'Aprilia come affidabilità tutto sommato ha fatto bene, quindi sai, la Honda io la vedo uno spauracchio, la vedo, poi sai, devi anche considerare che a livello psicologico anche Pole Spargaro è l'anno della sua storia, o fa bene o va a piedi, quindi certo. È anche un anno importante per tanti piloti, capito? Chiaro. Manuela, hai da aggiungere qualcosa sulle immagini della presentazione Honda? No, totalmente d'accordo. Lo che è chiaro, Carlo, è nel passo, abbiamo calcolato il passo del test e Nakagami aveva lo stesso passo che Marc Márquez e Pole Spargaro, come tu dici, con stile di guida completamente diverso, perché Nakagami è un pilota, diciamo, di una guida soft e Pole Spargaro è un pilota di una guida aggressiva, e la moto va con tutti i piloti della Honda, questo è un segnale. Esatto. Ed è quello che ti ho detto io prima, Manuel. Quando i piloti vanno tutti vuol dire che è una moto che va bene per tutti. È stata un po' abbandonata la politica della moto solo per Marquez, mi sembra anche corretto, no, quello che ti dico. E francamente Marc si deve un po' adattare, cioè poi la moto la fa sua sicuramente, perché il fenomeno la fa sua, Manuel. Però deve guidare una moto che è quella moto degli altri, non è più la moto sua, dove gli altri non vanno, è il contrario. Però Marquez è un fenomeno e sicuramente lo farà. Dipende molto dal suo problema fisico, cioè sia della spalla sia dell'occhio. Questo bisogna tenerne conto, è tanto che non va a moto. Però l'ho visto non ancora Marquez che dico io, ma un Marquez pericolosissimo, questo sicuro. E Carlo, il fatto di Pole Spargaro finire in pole position, diciamo, in pole position vuol dire che la moto è anche veloce al giro secco, ha il passo buono, è capace di fare un giro secco, sembra una moto che è nata completissima. È una moto nata bene, come ti ho detto, io non è che voglio fare adesso il peana alla Honda, no, però devo dire che mi sembrava strano che la Honda rimanesse così indietro, Manuel. È impossibile che facciano sempre, sai, il problema di Marquez si è poi ributtato sulla Honda, perché erano tutti un po' nel panico, hanno dovuto fare un lavoro che probabilmente non avevano mai fatto, però l'hanno fatto bene. Però sai, non è solo Honda, sai, ti ripeto, io sto molto attento alla Suzuki, guarda, credimi, Manuel, perché ho visto, l'unico problema che hanno è sempre il solito,
che non hanno ancora deciso chi prende in mano la situazione, e lì ce n'è bisogno, ce n'è un gran bisogno. Però arrivare ancora una settimana prima dell'inizio del campionato senza avere un team principal, francamente mi sembra una cosa che non sta né in cielo né in terra. Si parte fra due lunedì per il Gran Premio, cioè io non vorrei essere nei panni, se lo prendono, chiunque faccia il team principal, perché prendere in mano una squadra che sei un esterno dal primo giorno dei Gran Premi senza aver fatto le prove e conoscere nessuno, mi sembra veramente, io gli stringo la mano a chi ci va, Franco, perché prende in mano una bella patata, al di là che prendi una bella moto e una bella organizzazione, come fai a prendere una patata in mano una settimana prima che incominci il mondiale? Me lo spieghi? Però, cioè, mi sembra veramente strano. JB Cars a Monza è la grande e storica concessionaria dei marchi Jaguar e Land Rover e da oggi anche SVO Center. Ancora più potenza, ancora più esclusività. Vieni a provare la gamma Jaguar e Land Rover e scopri l'universo JB Cars a Monza in via Visconti 15. 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200. No ragazzi, non sto dando i numeri, sto solo contando le auto usate, aziendali, chilometri zero di Fassina. Non crederete ai vostri occhi, nei 10.000 metri quadri del Car Village Fassina ci sono tutte le migliori marche del mercato. Un assortimento di veicoli studiato per soddisfare ogni esigenza del cliente, dalla piccola utilitaria al SUV compatto fino alla potente fuoriserie. Ma cosa state aspettando? L'auto usata che state cercando vi aspetta al Car Village Fassina, in via Grassi 98 a Milano. Carburatori Bergamo da oltre 35 anni è il punto di riferimento del settore dei carburatori e dell'iniezione elettronica per auto e moto. E la sua officina è dotata di banchi a rulli per prova potenza, ma se vuoi ottenere il massimo dalla tua auto, migliori prestazioni, minori consumi, chiama il numero in sovraimpressione o visita il sito carburatoribergamo.it. EQC, Enjoy Electric. Oggi anche con Free Lease, il noleggio flessibile Mercedes-Benz. Scopri EQC su mercedes-benz.it. Per la tua Mercedes-Benz scegli la grande famiglia Venus. Polini Store nel centro di Bergamo è da sempre il punto di riferimento storico per gli appassionati delle due ruote, accessori di ogni tipo, caschi e soprattutto parti di ricambio per moto moderne, inoltre pezzi introvabili per le moto, i motorini e gli scooter d'epoca. Da Polini quello che cerchi c'è, apprezzato centro rettifiche per cilindri e vasto assortimento di ricambi e materiale per il giardinaggio. Polini da sempre, trasforma al meglio il massimo. Ciao, sono Gloria di Pogliani, quello che vedete intorno a me è una piccola esposizione di quello che vi possiamo offrire. Vi ricordo sempre il nostro sito www.pogliani.com. Guardate il nostro sito e trovate tutto. Moto, scooter, nuove e usati. Ciao! Senti la potenza balsamica di Golia Active Plus. Respira Golia. Carlo, quando le cose andano bene, come sembra che il caso della Suzuki fino adesso, tutto è più facile. Questo sarebbe molto complicato se la pretemporada o il test della Suzuki non fosse così bene, no? Adesso l'ambiente che si respira dentro del box della Suzuki è super positivo. Rins è veloce, Mires veloce, tutti e due stanno con una voglia di cominciare il campionato tremenda, e così tutto è più facile. Sì, serenità, però no? Sai, adesso traspare serenità. Aiuto. Mi sembra di capire. Sì, ma diciamo, sai, quando Franco, quando tu hai una moto che va, che hai lavorato bene sul motore, che nelle velocità, cioè i cavalli la Suzuki l'ha veramente guadagnati. Non è come la Honda che non ne ha guadagnati, la Suzuki ne ha guadagnati. Yamaha, volevi dire Yamaha? Scusa, perdoni. La Yamaha li ha guadagnati, la Yamaha no. E sai, quando i piloti incominciano a vedere una moto che nei test hai guadagnato, che non ti sverniciano, che a livello telaio è sempre la numero uno,
Allora, sai, incominciano a cambiare un po' i valori in campo, nel senso che lo stesso Mirko, le sirene della Honda o compagnia bella incominciano a dire: aspetta un attimo che guardo un po' com'è la situazione, e mi sembra corretto, no? Al di là che poi la Honda è sempre il suo fascino. Quindi direi la serenità ce l'hanno, però gli manca sempre quella persona che gestisca tutto, anche se poi non è che sia fondamentale, però un punto di riferimento ci vuole, ragazzi. Sono cose anche complicate, i primi problemi poi che nascono, Sara San non è il suo mestiere, lo sa perfettamente, però in una riunione con tutta la gente hanno detto che stanno finendo dei discorsi, che la persona dovrebbe esserci, però qui passano i giorni e la persona non c'è mai. C'è un mese che sentiamo questo ritornello, no? Certo. Però sembra una campione. Però sembra che ci sia la moto, eh? Cioè, io se fossi il pilota sarei più tranquillo. Cioè, vabbè, non c'è il team manager, avrò magari qualche bega in più da gestire nel box con il mio compagno di squadra, con i tecnici. Però se ho una moto buona io sarei più tranquillo, per cui mi sembra che adesso... Ma no, ma certo, Franco, ma parli giustamente, ma se fosse contrario sarebbe peggio. E io ti dico, secondo me, ripeto, la Suzuki la vedo, mi dicessero di dire la sorpresa, giocarmi qualcosa, mi giocherei la Suzuki, perché l'ho vista veramente sia in Malesia che qua, ti ripeto, a differenza, io ho parlato anche un po' con Fabio in aeroporto, e Quartararo non è che sia contento, anzi, cioè è chiaro che di velocità non hanno guadagnato praticamente niente. Se vai a vedere le velocità di punta, alla fine sono sempre gli ultimi. E sai, questo tanto è vero che la Suzuki si punta sul pilota, si è sempre puntata sul pilota, specialmente con Fabio. Se non c'è Fabio la Suzuki sparisce, eh? La Yamaha, perché Morbidelli non è ancora lui, fa fatica, lascia stare il giro che puoi aver fatto, i passi sono quelli che sono, la moto non ha velocità, non c'è niente da fare, e credo che non ci siano tante cose nuove, quindi la moto è questa, sai. Che poi Fabio sia uno che la guida bene, ci mancherebbe altro, lo sappiamo, però sai, anche lui poi fa fatica, deve dare di più di quello che ha. Secondo me la delusione è la Yamaha, e la sorpresa è la Suzuki, e la conferma del buon lavoro è la Honda. Qualche difficoltà giustamente per la Ducati, che deve assemblare tutto il nuovo, è una KTM che ci vorrà un po' di tempo a gestire tutta questa nuova situazione, perché quello che ha fatto Leitner prima dovrebbe essere abbandonato. Starlacchini sta lavorando, Francesco Guidotti è bravissimo e ha preso in mano la situazione, però devono lavorare abbastanza sulla moto, ragazzi, del lavoro ce n'è da fare, e secondo me si vedrà forse a metà campionato, non prima, secondo me. Carlo, io tengo un dubbio con l'Aprilia. Sinceramente, sì. L'Aprilia ha fatto benissimo a Sepang, ma ha avuto due giorni di più che gli altri. Dopo, certo. A Mandalika, mi ha lasciato un dubbio, ti giuro, un dubbio un po' come nel caso della Ducati. C'è qualcosa in Aprilia che mi manca. Come l'hai visto tu? Ma guarda, allora, la Ducati non gli manca niente, gli manca solo il tempo di assemblare le cose nuove. E questa è una cosa positiva, no? Quindi mancherebbe altro. L'Aprilia è chiaro che, essendo più indietro delle altre, a rincorrere deve lavorare il doppio, ma se lavora il doppio qualche errore lo fa e gli altri vanno avanti lo stesso. Sai, colmare il gap tra l'Aprilia e la Ducati o la Honda non è facile. Exactly. Però la strada non è male, qualche dubbio è giusto che tu lo abbia, bisogna vedere il Gran Premio. Però Vignale, se l'ho visto io, sono stato anche un po' con Maverick, no, Line? Ci vedevamo tutti, quindi parlavamo un po'. E ho visto un altro Vignale, sai, l'ho visto, mi ha parlato della Yamaha, non posso dirti quello che mi ha detto, se no chiudo la trasmissione. te lo dico subito. Però devo dirti che della Aprilia me ne ha parlato abbastanza bene, mi ha detto che stanno lavorando parecchio per lui, nel senso che qualsiasi cosa gli chiede, loro cercano di prendere quella strada. Per cui, sai, per me darà fastidio. Dare fastidio non significa aver fatto un ottimo lavoro, Però sai, dare fastidio in questo momento significa avere una moto che non è male, anche in velocità non è male. Poi è chiaro che i dubbi ce l'ho anch'io, Manuel, come te. Bisogna vedere i primi due o tre Gran Premi e capire poi nella gara che cosa c'è. Questo è sicuro. Però guarda, c'è tanto equilibrio, ragazzi,
e ci divertiremo quest'anno. Finalmente, devo dire la verità, io ho più piacere, e lo dico senza, sai che io poi con Valentino un rapporto, lo puoi canfranco, puoi immaginare. Però devo dirti che oggi, finalmente, vedere che parlano tutti i piloti, che vanno a cercare tutti i piloti, che vanno a vedere i giovani, che vanno a vedere il vecchio, che vanno a vedere tutte le moto, è finalmente una MotoGP allargata, diciamo così, una MotoGP vera. Sai, anche negli ultimi anni si parlava sempre di Valentino, anche se non faceva niente, tutto quello che vuoi, va bene, però è stato un errore. Oggi finalmente la comunicazione è su tutti i piloti, c'è spazio per tutti, e secondo me questo per me è un bene, ecco, io la penso così. Poi dopo, se Marquez diventa il fenomeno, si parlerà più di Marquez, che discorso. Vabbè, fa parte della storia dello sport, eh? La storia dello sport è quella, per cui... Però adesso secondo me c'è tanto equilibrio ed è interessantissimo, perché guarda ragazzi, sono piloti che in un secondo ce n'è 18, stiamo parlando cioè è pazzesco, se vai a pensare un secondo che è un battito di ciglio, che ci sono 18 piloti, perché uno guadagna 3 centesimi in una curva, quell'altro 7, vuol dire che sono tutti a un livello altissimo, parliamoci certo. Chiaro. Certo. Lo stesso Marini, che dobbiamo ancora capire nella gara se si è allenato, se lo fa bene, ha fatto un paio di giri che non erano male, quindi voglio dire, ce n'è per tutti. Sai, la bellezza di questo, in questo momento, che tutti i giovani che arrivano prendono delle moto competitive, Franco, sì. E quindi... sono avvicinati, non è come una volta che certo, però c'è anche un vecchietto che pensava di aver preso una moto competitiva ed evidentemente non ha una moto così competitiva, o perlomeno lui non è in grado di farla andare come la fa andare quello che lui definisce pazzesco, no? Fabio Quartararo, perché il Domi sicuramente qualche problema ce l'ha. Ma certo Franco, ma sai, larga ai giovani, io ho parlato infatti dei giovani che prendono delle moto competitive, quindi sono subito competitivi, prendono qualche sberla per terra perché le devono prendere, le ha prese Bezzecchi, le ha prese Di Gian Antonio, le ha prese perché l'ha prese Raul, perché il loro limite, anzi Raul è stata la peggiore, che ha preso una cragnata che l'ultimo giorno non stava nemmeno bene. Quindi c'è un equilibrio bellissimo. È chiaro che i vecchietti oggi fanno fatica, Franco, c'è niente da fare. Te l'ha dimostrato tutti quelli vecchietti, chi si è ritirato come Crashlow, chi l'ha piantata lì come Valentino, che poteva farlo anche prima, ma l'ha fatto e meno male, e dove invece si è messo in una sfida che boh, non vorrei che fosse più grande di quello che è in questo momento lui e di quello che sono i giovani, capito? Boh, vedremo. Io ho i miei dubbi come te, non è facile, sicuramente sarà difficile per Dovi, però se ha preso questa decisione vuol dire che se la sente, Franco. Sono un po' affari suoi, giusto? Ma no, non è che hai elevato quelle cose a tanti giovani, sono passati dei giovani che non dovevano passare, di Binder e compagnia bella, quindi ormai i giovani la fanno da padroni. Il vero anno del cambio generazionale è questo, secondo me. Proprio il primo, io lo chiamerei l'anno zero del cambio generazionale totale, da Costa a Raul a Garner. Sono cinque rookie in un anno, sono tanti. E tra l'altro con moto diverse, perché l'anno scorso i rookie erano tre, erano della Ducati, se ti ricordi. Sì, quindi sì. Anche quello è importante, vuol dire che tutti ormai questo cambio generazionale l'hanno fatto, e quindi si punta molto su questo. Vediamo, è chiaro, sai, abbandonare il nuovo che avanza e il vecchio che avanza, il nuovo che avanza va avanti. Il vecchio che avanza lo mettiamo in frigorifero e ce lo mangiamo domani, dicevo mio amico. Capito? Sì, certo. Certo. Fantastico. Allora ragazzi, vi lascio andare perché ho abusato della disponibilità di Carlo, che è rientrato da un viaggio molto lungo e non è voluto mancare. Ma con voi ci sto sempre bene, sono più sveglio di tutti, nonostante tutto. No, questo sì, infatti ci hai parlato, io ti ho ascoltato con le orecchie enormi, sei veramente anche io. Straordinario, ci hai portato... Così in un attimo ci hai portato in quel mondo lì. Ce l'hai Ho detto le cose come erano, né più né meno. Quindi fantastico. Gli ho preparato il terreno a Manuel, che poi un maestro nell'andare avanti. Allora, un grande abbraccio a Carlo Pernat, ringraziandoti e ricordando Belink e Paddock, che è il riferimento letterario per gli appassionati della MotoGP e delle storie di moto, più che altro, non grazie. Solo della MotoGP. Grazie. Ringrazio anche per essere stato insieme a noi. Ci vediamo, se volete, la settimana prossima per un nuovo appuntamento.
momento. Carlo, grazie ancora, un grande abbraccio a te. Ciao, grazie. Ciao, grazie.